La VL scalda i motori per la partenza di Serie A2 in quella che ha l'ambizione di essere la stagione dell'immediata risalita. Obiettivo massimo ma complicato che ha bisogno del sostegno del pubblico di Pesaro, già izzato durante la presentazione della campagna abbonamenti illustrata a Palazzo Gradari. Una campagna di fidelizzazione che di fatto presenta gli stessi prezzi della passata stagione ma con 4 partite in più e qualche novità, come quella di posti soltanto in piedi nella curva K2 intitolata Marco Piccoli e posti canalizzati per gli under 30 nei settori K1 e K3. La campagna abbonamenti inizierà fra il 26 agosto e il 6 settembre con la prelazione dei vecchi abbonati e la contestuale vendita di posti liberi, vendita poi libera dal 9 settembre. Il momento della campagna abbonamenti è importante appunto perché è un po' il termometro che misura le aspettative che hanno i tifosi, no? Gli appassionati per questa nuova stagione che andiamo ad affrontare. Le aspettative per noi, da parte nostra, sono, per me personalmente, sono molto alte. Abbiamo fatto, secondo noi, un bel lavoro a livello di costruzione della squadra, che è stato un lavoro duro e impegnativo, ma pensiamo di aver si è riusciti a realizzare un roster che può lottare per le prime posizioni. Insomma, come, no, non mi piace nascondermi dietro un dito, per cui le cose le dico apertamente. Insomma, è stato fatto un grosso sforzo da parte di tutti e quindi pensiamo anche che appunto anche il tifoso debba apprezzare questo sforzo e riversarsi al palazzetto con entusiasmo. Sono il primo a beneficiare di questo affetto, di questo calore che il pubblico ha dato. Più che altro una precisazione, ecco, io credo che, ho visto per esempio quello che è successo a Cantù, bisogna avere la consapevolezza che si fa la Serie A2 e questo non è così scontato, perché uno è abituato per tanti anni a vedere comunque squadre partite di un livello molto alto, ci sono in A2 dove l'importante fondamentalmente è sì giocare bene, ma l'importante è fare il risultato, ancora di più con questo campionato dove la prima passa di diritto, e quindi magari ci saranno partite dove si vedrà magari meno spettacolo ma più agonismo, più forza e magari una qualità un po' più bassa, e questo è importante che ci sia questa consapevolezza, perché poi è un campionato lungo, un campionato che ci darà tante trasferte consecutive come tante partite in casa consecutive. Arriveranno dei momenti in cui ci sarà un po' di crisi e lì bisogna essere bravi e essere compatti. La squadra partirà in ritiro il 18 agosto per una Serie A2 che comincerà col debutto di Nardò il 29 settembre e la prima alla Vitri Frigo Arena il 2 ottobre con Vigevano. Per dirigenza e staff tecnico, una VL che merita fiducia, che ha tutte le carte in regola per puntare all'obiettivo massimo con la consapevolezza di essere in un nutrito lotto di pretendenti. Abbiamo preso giocatori importanti, giocatori che hanno dato una disponibilità nel venire a Pesaro forte. Non tutti siamo riusciti a prendere quelli che volevamo, però siamo contenti di quelli che abbiamo e siamo contenti della loro grande disponibilità. È chiaro che il gruppo italiano è un gruppo importante, perché in A2 sono 8 su 10, come è molto importante vedere l'approccio e la base che daranno i nostri due americani, e speriamo possano fare la differenza. Quest'anno ce ne sono parecchie di squadre blasonate che cercano di risalire il prima possibile in A1. Il coach chiaramente ha allargato un po', io dicevo prima 4-5, lui ne dice 8, va bene, è nel gioco delle parti, dai, mettiamolo così.